Come ogni anno siamo tornati con questo appuntamento estivo che tanto vi piace. Chi compra la Juve? Ve lo dico io. In realtà quest'anno ho cercato di fare qualcosa di diverso dal solito. Per quest'anno non vi dirò le trattative di mercato più probabili, vi dirò come io vorrei la Juve del prossimo anno. Un'idea un po' così che mi è balzata in mente anche per fare clickbait. Icardi, Milinkovic, Savic alla Juventus. Magari. Vi dirò quindi quali saranno le cessioni che farei io e quali saranno gli acquisti che farei io fino a formare la rosa che vorrei io, finalmente, per provare l'assalto a quella maledetta coppa dalle grandi orecchie. Direi di non perdere tempo ed iniziare subito. Ovviamente ci sono delle uscite che sono già state ufficializzate, come Buffon, Asamoah e Lichtsteiner. Gigi sembra vicinissimo al PSG, potrebbe firmare da un momento all'altro. Asamoah è promesso sposo dell'Inter e quindi ancora una volta in Serie A, questa volta però contro la Juventus. Lichtsteiner e l'Arsenal invece è un matrimonio un po' strano che si è concretizzato. Mi aspetto anche l'uscita dalla rosa della Juventus di Ouedes, che non credo a questo punto che verrà riscattato dallo Schalke 04, o comunque non a queste condizioni. Un altro giocatore che potrebbe essere in uscita per quanto mi riguarda è Khedira oppure Marchisio. Io dico Khedira perché al principino voglio tantissimo bene, oddio, non che non ne voglia Sami, però delle due, se proprio devo scegliere, tengo Marchisio, che è juventinità pura. Un altro nome che potrebbe essere in uscita, e badate bene, non per l'aspetto tecnico, perché non è assolutamente vero, non mi vorrei mai separare da un giocatore del genere, però è Gonzalo Higuain. Probabilmente una delle ultime annate, se non l'ultima in assoluto, nella quale puoi monetizzare pesantemente il suo cartellino. Quindi queste sono le 6 uscite che farei sul mercato per quanto riguarda la rosa attuale della Juve. Come ci sono già state delle uscite ufficializzate, ci sono state anche delle entrate altrettanto ufficiali. Spinazzola, Caldara e Piazza sono 3 giocatori di proprietà della Juventus che nella prossima stagione giocheranno proprio a Torino. Per Piazza è un ritorno, invece Caldara e Spinazzola, dopo la parentesi Atalanta, finalmente utilizzeranno la maglia bianconera. Un altro nome che sembra praticamente ufficiale ad oggi, mentre sto registrando non c'è ancora ufficialità, ma poco ci manca, e incrocio le dita perché dopo il caso dell'anno scorso di Patrick Schick non mi sorprende più niente, ma Emre Can dovrebbe essere il prossimo centrocampista bianconero. Parametro 0, classe 94, tedesco del Liverpool nel giro della nazionale tedesca, che quest'anno non andrà ai mondiali perché viene da un infortunio molto molto grave. In porta, per sostituire Buffon ovviamente, andrei a prendere Perini, si è già fatto il nome, uno dei nomi più probabili in realtà per la porta della Juve, e potrebbe andarsi a giocare il posto con Szczesny il prossimo anno tra primo e secondo. Gli ultimi due nomi invece sono i big che ho detto prima e che avete visto all'interno del titolo, quindi Milinkovic, Savic e Mauro Icardi. Il sergente è un giocatore che è valutatissimo da Lotito, che ha detto di aver rifiutato 110 milioni di euro di offerta lo scorso anno, anche se io dubito che già lo scorso anno sia arrivata un'offerta così elevata alla Lazio, perché probabilmente se ad agosto dell'anno scorso ha rifiutato 110 milioni, quest'anno Lotito ne dovrebbe chiedere almeno 150, e penso proprio perché un centrocampista siano cifre fuori mercato. Poi dopo Neymar, Pogba, Bale, insomma non c'è più un criterio, ecco. Maurizio Icardi invece è l'ultimo idea in casa Juventus. Si parla di questa fantomatica offerta di Higuain e 50 milioni per Maurito. Devo dire la verità, è una cosa veramente grossa. Se uno scambio del genere va in porto, siamo ai livelli di Ibrahimovic per Eto'o, 70 milioni di euro. Maurito è un classe 93, invece Higuain ha qualche anno di più sulla carta d'identità. Certo è che il cartellino di Higuain dovrebbe valere sui 60 e 70 milioni in questo momento, quindi più 50 sarebbero 110 milioni di euro. Un affare veramente grandioso, sarebbe un dispendio economico pazzesco. Non dimentichiamoci che la Juventus in questa sessione di mercato deve anche sborsare i 48 milioni di euro, mi pare quasi 50 insomma, che deve al Bayern Monaco per il riscatto di Douglas Costa. Partiamo da un presupposto: tutto quello che vi ho detto è fantacalcio, perché non arriveremo mai a queste 6 cessioni, a questi 6 o 7 ingressi che siano. Nell'ordine, per in almeno una decina, 12-13 milioni di euro dovrebbe costare. Spinazzola e Caldara è tutto a posto, Piazza è rientrato da un prestito e Can, come già detto, è parametro zero, quindi questi non influirebbero così tanto nel bilancio della Juventus. Così come non hanno inciso Buffon, Asamoah e Lichtsteiner, perché sono 3 scadenze di contratto e quindi 3 giocatori che se ne vanno a 0 euro. Ouedes, come detto, era in prestito, quindi anche in questo caso 0 euro. E che dire, si potrebbe fare un po' come si era fatto con Llorente, uno svincolo, bla bla bla, queste cose qua. Ovvio che dopo tutti questi introiti andrebbero spalmati su più anni di contratto. Proprio come accadrebbe con Milinkovic-Savic, l'unico modo che vedo per
avere Milinkovic, Savic, a Torino le mosche sarebbe quello di pagare in due rate il cartellino del giocatore, un po' come è successo con Higuain al Napoli con la clausola di rescissione. I 50 milioni di Douglas Costa che andranno in questo bilancio, più i, non lo so, 50 milioni che cadranno, oppure un pagamento triennale da 120 milioni, 40 milioni all'anno, quindi sono 90, più i 50 milioni di Higuain e di Icardi dello scambio, che anche qua potrebbero essere spalmati, sarebbe un esborso economico di 100 milioni, 120, 130 milioni, insomma, so soldi. La faccio molto molto facile, quando facile non è. I 50 milioni di Douglas Costa, i 40 milioni di Milinkovic e i 25 milioni di Icardi. 115 milioni di euro che uscirebbero dalle casse della Juve, e sommiamoci i 15 di Perin per fare conto pari, andiamo a 130. Per fare questi acquisti, che sicuramente ti farebbero fare il salto di qualità e addirittura ti farebbero abbassare incredibilmente l'età media della squadra, ma servono tanti soldi e non credo che la Juve ne abbia così tanti a disposizione. Certo, poi verrebbero spalmati anche gli ingaggi, perché comunque Buffon, Higuain sono giocatori importanti, lo stesso Khedira, che prendevano molto di ingaggio. Invece i giocatori più giovani sostanzialmente si accontentano di un ingaggio minore. Quindi il prossimo anno mi vedo una rosa del genere. Un 11 titolare, mamma mia, da leccarsi i baffi, con Szczęsny in porta, Alexandro sulla sinistra, De Sciglio sulla destra e Chiellini e Benatia. Sarebbe bellissimo. Un centrocampo, ragazzi, orgasmico, orgasmico a dire poco, con Pjanic, regista difensiva, e il pivot arretrato, a supporto Emre Can e Sergej Milinkovic-Savic. E davanti un tridente esplosivo, bellissimo e anche giovane, con Dybala, Douglas Costa, tutti e due dietro Icardi. Mamma mia, sarebbe una squadra che, mamma mia, che squadra, che squadra. In panchina sareste coperto con Perin e Pinsoglio per fare gli altri due portieri, Pinazzola, Caldara, Rugani, Barzagli e Cuadrado, che si adatterà probabilmente a giocare difensore nella prossima stagione. Bentancur, Matuidi, Claudio Marchisio e Stefano Sturaro sarebbero un po' quelli che vanno a ruotare sul centrocampo, con qualcuno più titolare e con qualcuno meno titolare. Piazza, Bernardeschi e Mandzukic, che non voglio assolutamente cedere, perché ricordiamoci che Icardi non avrebbe mai giocato in Champions League, e quindi ci vuole qualcuno con un po' di esperienza internazionale e che tenga lì il gruppo, perché è già uscito Buffon, che è uno che probabilmente nello spogliatoio aveva voce in capitolo. Diciamo che tutto questo è altamente impossibile. Non credo proprio che la Juve riuscirà a fare un mercato del genere, perché se la Juve fa un mercato del genere, io vi giuro che il prossimo anno faccio l'abbonamento e vado tutte le settimane a Torino quando la Juve gioca in casa, vi porto un video, ve lo giuro, promessa, qua, lo dico qua. Sarebbe più probabile magari il ritorno di Morata una volta ceduto Higuain, perché sicuramente lo andreste a pagare qualcosina in meno, perché si parla anche della voce del Chelsea su Higuain qualora Sarri dovesse andare ad allenarlo, e quindi Conte esonerato, ma insomma, abbiamo capito, sono chiacchiere di calciomercato. Questa è la Juve che vorrei vedere io personalmente. Non ci sono trattative, almeno mi viene da dire che non ci sono al momento trattative né per Icardi né per Sergej Milinkovic-Savic. Un po' di nomi, quelli più sicuri, più certi, e un po' di sogni, perché i sogni sono quella cosa che ci fa amare il calcio. I tifosi del Napoli quest'anno sognavano di vincere lo scudetto. Io, da tifoso della Juve, sognavo di vincere la Champions. Quelli dell'Inter sognavano di tornare in Champions. Quelli del Milan ci provavano con la campagna acquisti che hanno fatto l'anno scorso. Sicuramente avevano delle prospettive altissime. La Roma sognava di arrivare in finale. La Lazio, anche questa, sognava di andare in Champions. Insomma, i sogni sono la base del tifo. E quindi io vi ho esposto i miei. Questi sono i miei sogni di mercato per riuscire ad alzare il sogno Champions. Fatemi sapere qui sotto se le mie idee sulla Juve del futuro sono anche le vostre, e fatemi sapere se volete questa tipologia di video anche per qualche altra squadra di Serie A. Secondo me è venuto fuori qualcosa di simpatico, ma tanto questi video non li sta guardando nessuno, perché quando esce la carriera, dove hai messo FIFA? Ok, scusate, piccolo sfogo personale, basta, non lo dico più, ciao. We'll be right back.